Dopo una notte serena, Cristian Di Martino, vice ispettore delle volanti, riposa nell'ospedale Niguarda di Milano, attaccato alle spalle mentre cercava di fermare un uomo marocchino che lanciava pietre alla stazione di Lambrate, ha subito gravi ferite. Un'operazione estenuante ha richiesto oltre 4 ore il trasferimento di più di 70 sacche di sangue per compensare le emorragie provocate dalle coltellate che hanno danneggiato il suo duodeno, un rene e un polmone, compromettendo arterie vitali. Nel reparto di terapia intensiva il suo stato è stabile, mentre i medici lo sottopongono a un lento e graduale processo di risveglio. Un procedimento che richiederà diverse ore. Domani è prevista un'altra operazione chirurgica. La prognosi rimane riservata mentre la comunità attende con speranza notizie positive sul recupero del valoroso agente. Nonostante la tragedia, l'atto di coraggio di Di Martino rimane un segno tangibile del suo impegno per proteggere la comunità.